Amici di calciomercato.com, buongiorno qui dalla nostra redazione, pausa delle nazionali, ma la voglia di Inter per i tifosi nerazzurri è sempre grandissima e allora noi andremo a chiedere proprio ai tifosi nerazzurri cosa ne pensano di Stefano Pioli, se preferiscono confermare il tecnico Emiliano sulla panchina nerazzurra o se potendo andrebbero su un profilo più internazionale come quello di Antonio Conte o del Cholo Simeone. E soprattutto, adesso che Suning può investire grosse somme di denaro, quale sarà il top player che preferisce? I tifosi nerazzurri, andiamo a scoprire insieme in Piazza Cosa del Duomo. pensi di Pioli? Se è l'allenatore giusto anche per l'anno prossimo o se qualcuno ti mettesse alla scelta tra Pioli, Simeone e Conte, su chi andresti? Allora, secondo me Pioli per il momento sta facendo un lavoro buonissimo, poi ha una media punti, se non sbaglio, di 2,16 e credo che dovrebbe continuare l'anno prossimo e che se non siamo in Champions è solo colpa di De Boer, anche se non conosceva il calcio italiano, però credo che dovremmo continuare Dovessi con scegliere Pioli. anche l'allenatore. Secondo te, Conte, non ho dubbi. Pioli non merita la riconferma? È bravo, però non è di spessore internazionale. Per me, se vuoi vincere subito, serve Antonio Conte. Tra Ciolo e Conte, quindi tra un cuore nerazzurro e Antonio Conte, un interista sceglie Conte. Può essere. Perché dove va vince sempre lui. Cioè, ha fatto giocare in nazionale mezzi giocatori, li ha fatti quasi arrivare in Dell'Inter, semifinale. il suo nome? Giulio. Allora, signor Giulio, noi vogliamo chiederle, per l'Inter dell'anno prossimo, si augura che resti Pioli o se potesse scegliere un profilo diverso tra Conte e Simeone, insomma, un pensierino? Vabbè, certo che sarebbe il massimo avere o Conte o Simeone, però Pioli per adesso si è comportato molto bene. E finiamo con lui, poi si vedrà. Se riusciamo ad andare in Champions o in Europa League non si sa. Vedremo un po' la fine, Quindi per un tiriamo su. giudizio definitivo aspettiamo la fine Per dell'anno? forza, certo, per forza. Siamo costretti, perché ormai quest'anno è andata come è andata. E speriamo di qualificarci almeno per una coppa. Pioli lo riconfermerebbe oppure sa che c'è un po' di movimento, si parla di Simeone, si parla di Conte, però Pioli non sta facendo male per l'anno prossimo. Ma guarda, io sono di Piacenza, Pioli è di Parma, conosco come lavorano i parmigiani piacentini, ha lavorato bene, ha preso una squadra in corsa, non ho le facoltà per giudicare allenatori migliori, ma mi sembra una brava persona che lavori bene, si merita una riconferma. Dovesse perdere la partita contro il Milan e contro il Napoli. Si merita una riconferma. Sappiamo che c'è una nuova proprietà che l'Inter può tornare a sognare, che i tifosi possono tornare a sognare. Allora quello che chiediamo ai tifosi è un regalo da Zhang per l'anno prossimo. Se tu potessi scegliere un calciatore da regalare all'Inter tra Mbappé, Sanchez, uno di questi grandi campioni, tu su chi andresti? Anche uno che non è tra i due che abbiamo nominato, eh. Allora, girano tante voci su Verratti. Allora io spero Verratti perché Sanchez poi il reparto offensivo è pieno, direi. Più spazio per Gabigol, meglio è. Allora io direi Dovesse scegliere Verratti. un regalo per l'anno prossimo, dovesse chiedere a Zhang un regalo per l'anno prossimo, tra tutti questi nomi che circolano, lei chi prenderebbe? Ma ce ne sono tanti che circolano e sono tutti buoni, quindi mi auguro che prenda un difensore forte, un centrocampista forte. Un attaccante vicino a Icardi? Ma forse, però insomma in attacco siamo messi abbastanza bene, credo. Ma io preferirei una Nainggolan perché già doveva venire all'Inter, poi invece ha scelto la Roma e adesso con quel che vale Nainggolan, in effetti ci ha fatto anche due gol a Milano Mica incredibili, male. forte, uno che dà l'anima, quello sarebbe un bel guerriero, però ho già sentito che forse se va via va in Inghilterra da Conte. Non è detto, ma vorremmo anche chiederle, lei fa parte del partito di quelli che affiancherebbero Icardi a un attaccante o di quelli che lascerebbero Icardi come unico responsabile della finalizzazione della manovra dell'Inter? Ma no, io prenderei uno più grosso da mettere in mezzo, perché abbiamo constatato che quando c'hai un centravanti di peso in mezzo, che ti apre un po' le difese, allora, diciamo che il compagno, la punta non centrale, fa più gol, perché in effetti è così. Nei campionati che abbiamo vinto è sempre stato così. Quindi lei vorrebbe Icardi o un altro? È un altro che potrebbe essere. Dzeko, come lo vedrebbe? Mi sa che non sarebbe male, certo. Dovessi scegliere un top player, tu chi sceglieresti? Secondo me Un nome sì, adesso ma sparalo. prendo Visto che l'anno Verratti. prossimo si può spendere un po' di più e che ci sono questi regali annunciati, dovessi scegliere un nome tra i top player, su chi andresti? Nainggolan.